Silent Hill 1 è collegato al 3. Il 2 è standalone, cioè un videogioco a sé. Quando vi spiegherò cos'è Silent Hill, la Silent Hill di Silent Hill 2 è diversa da Silent Hill 1. Non c'è bisogno che vi citi Silent Hill 1, perché non c'è niente di collegato a Silent Hill 1, se non la città, ma è anche vista in un modo molto approssimativo. Vi spiegherò cos'è Silent Hill come città. Lettera da un paradiso silenzioso. Allora, lo giocherò in facile perché tanto non è basato sul gameplay, è più basato sulla spiegazione delle cose, quindi è il divenire normale, ma vabbè. Davvero Bugalli. Mary, could you really be in this town? Avete notato qualcosa nello sfondo? Cioè, guardate, vedete qualcosa di strano? Cioè, guardate sui muri. Io sta cosa non ci ho mai fatto caso, ma ragazzi, sul muro c'è Maria. Allora, il gioco inizia con James, che è il protagonista, davanti a uno specchio. La teoria del James sembra che stia vedendo il giocatore anziché effettivamente se stesso. In realtà poi è stata smentita, ma era una teoria particolare, quindi ve l'ho citata. James sta guardando direttamente dentro la sua anima nello specchio, e lo specchio in realtà è molto fondamentale. Lo vedremo più volte, sia con gli altri protagonisti, ovvero Angela e Eddie, Angela in particolare, che si riflettono su uno specchio. Cosa significa lo specchio? Sapete, vi ricordate Rule of Rose, che c'era la teoria dello specchio? Non è proprio la teoria dello specchio di Rule of Rose, ma lo specchio riflette, cioè James sta guardando dentro se stesso attraverso gli specchi. E un altro elemento che vedremo è l'acqua, che lo farà riflettere su se stesso. Quindi questa scena già è molto emblematica. Già dall'inizio vediamo che James sta guardando dentro se stesso, perché c'è qualcosa che deve ricordare, c'è qualcosa che lo turba. Infatti anche della sua espressione vediamo che James, a parte che è un po' inespressivo, però in realtà vediamo che James è una persona molto stanca, è una persona stressata. Se non lo sapete, James ha 29 anni, James ha ricevuto una lettera da Mary. In realtà dopo c'è una cutscene, ma ve lo dico già. James ha ricevuto questa lettera da Mary. Chi è Mary? Mary è la sua moglie morta e in realtà l'ha uccisa lui. L'ha uccisa lui perché sarà ammalata di una malattia incurabile, in 3 anni sarebbe morta. Una malattia che non si sa bene quale sia, ma dovrebbe essere tipo una specie di cancro, comunque una malattia che degenera i tessuti, l'ha resa molto molto brutta. E James l'ha uccisa per una motivazione egoistica, cioè lui voleva ritornare alla sua vita, ok? James ha ucciso la moglie perché voleva ritornare alla sua vita, e adesso si trova a Silent Hill perché appunto ha ricevuto questa lettera che le dice di venire in un posto speciale che è Silent Hill, che è la città. Piccolo commento da parte degli sviluppatori: molte cose, alcune teorie, alcuni commenti li ho presi dal libro delle memorie perdute. Il libro delle memorie perdute è una guida ufficiale pubblicata nel 2003 in Giappone. Era solo giapponese, venne poi tradotta in inglese dagli utenti, e online si può ancora trovare se vi interessa. Parla di Silent Hill 1, 2, 3, commenti degli sviluppatori, making of, le creature, personaggi e da cosa si sono ispirati i creatori. Secondo il libro delle memorie perdute, James e Mary, che erano sposati, sono ispirati a Jack lo Squartatore. Cioè James inizialmente doveva avere 2 personalità, James e Joseph. Joseph era la persona che si sospettava essere Jack lo Squartatore. Mary invece era, e il nome Mary viene preso dalla vittima Mary Kelly, sempre di Jack lo Squartatore, che si diceva che lei vivesse con Joseph, colui che si sospettava essere Jack lo Squartatore. Piccola curiosità, c'è scritto nel libro delle memorie, quindi volevo citarvelo. Ora, vi ho fatto prendere di riferimento Maria. Vedete che sui poster c'è Maria, ma come fa a esserci Maria? Vi spiegherò più avanti chi è, cos'è Maria. Ok, ora c'è.
un'altra cutscene e poi vi spiego adesso meglio cos'è Silent Hill. In my restless dreams, I see that town, Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. E la moglie è Mary. I got a letter. The name on the envelope said Mary. My wife's name. It's ridiculous. Couldn't possibly be true. That's what I keep telling myself. A dead person can't write a letter. Mary died of that damn disease 3 years ago. So then, why am I looking for her? Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Does she mean the park on the lake? We spent the whole day there. Just the two of us staring at the water. Could Mary really be there? Is she really alive? Waiting for me? Bene, molto importante questa cazzina iniziale. James dice: ho ricevuto una lettera da mia moglie, morta 3 anni fa. I morti non scrivono delle lettere, ok? Questa è la lettera che ha ricevuto James. Vabbè, c'è scritto: vieni a Silent Hill, il nostro posto speciale. Allora, James ha ucciso la moglie perché voleva ritornare alla sua vita. Mary ha 25 anni, quindi ha 4 anni meno di James. Piccola curiosità, se non lo sapevate. Si sono incontrati a una festa di amici in comune, si sono innamorati. James amava, per esempio, ascoltarla suonare il piano, che è una cosa che vedremo poi nell'hotel, eccetera, eccetera. E ogni anno andavano in vacanza a Silent Hill, che era il loro posto speciale. Mary se ne innamora totalmente di Silent Hill. Davvero, davvero tanto. E loro andavano solitamente nell'hotel Lakeview, nella stanza 312, dove lì hanno anche registrato la videocassetta in cui c'è Mary che dice: adoro questo posto, voglio ritornarci, davanti al lago. Questo qui è il lago Toluca. Dall'altra parte c'è l'hotel, vabbè, questo lo vedremo poi più avanti. Mary non si sa bene quando, probabilmente dopo una visita a Silent Hill, si ammala di questa malattia incurabile, che aveva 3 anni di vita, e rimane in ospedale, probabilmente nella stanza 208. Per quanto riguarda il numero 208, ve ne parlerò più avanti, perché ci sono teorie su questo numero 208 che viene ripetuto più volte, però ne parleremo dopo, più avanti. Questa malattia la rende molto molto brutta, ok? E James è una persona molto superficiale. Quindi lui in ospedale non la va mai a trovare, la trova molto brutta, non sente più l'istinto sessuale nei suoi confronti, quindi diventa molto anche frustrato sessualmente. E lui, da una parte, questo un po' dovete vederlo voi, la amava ancora Mary anche dopo che si è ammalata? O no, non lo so. Fatto sta che lui era molto egoista e voleva semplicemente ritornare alla sua vita. Diceva: Mary, vedremo che poi cadrà anche nell'alcolismo, ma James ucciderà Mary non per farla smettere di soffrire, come crederà poi lui. All'inizio magari pensa che... perché Mary l'aveva chiesto inizialmente di ucciderla, perché lei non sopportava più di vivere. Cioè, Mary non voleva mai morire. A causa di questo comunque diventa molto cattiva nei confronti di James, gli urla sempre incontro, sia perché non la va mai a trovare, sia perché lei non voleva morire. Cioè, giustamente se la prende perché è arrabbiata, no? Per questo destino orribile. E James, appunto, la uccide per una motivazione egoistica. Vuole trovare la sua vita, vuole avere un'altra moglie,
molto superficiale e molto egoista. Mary comunque starà all'ospedale Brookhaven, sempre in Silent Hill, quindi lei si troverà poi, cioè verrà curata all'interno dell'ospedale Brookhaven, sempre di Silent Hill, credo nella stanza 208. C'è una teoria confermata da Masahiro Ito che dice che all'interno dell'auto, nei sedili posteriori, non nel bagagliaio, nei sedili posteriori ci sia il corpo di Mary. Come vi ho detto prima, James nella cutscene dice: Mary è morta 3 anni fa. Mary non è morta 3 anni fa. Mary è morta o il giorno prima degli avvenimenti in Silent Hill 2, qualche giorno prima, massimo qualche settimana prima, non di più. Non è morta 3 anni fa. 3 anni fa lei si è ammalata. Quindi James ha ripreso il suo ricordo di aver ucciso Mary. Non so se lui dice 3 anni fa perché dice da quando si è ammalata per lui era già morta, oppure semplicemente lui che non vuole ricordare. Cioè, magari se hai un ricordo di qualcosa molto brutto, perdi un po' la cognizione del tempo. Quindi James forse ha un po' perso la cognizione del tempo da quando poi è morta Mary, che in realtà l'ha uccisa lui il giorno prima, qualche giorno prima, non di più, qualche settimana prima massimo. E lei si trova, confermato Masahiro Ito, nei sedili posteriori dell'auto. Cos'è Silent Hill? Prima di tutto, allora non mi spiegherò come nasce Silent Hill, perché diciamo, se vi interessa, è più collegato a Silent Hill 1, in cui si dice che ci sono gli indiani che hanno consacrato la terra e poi è arrivato l'ordine e ha creato... No, allora, in Silent Hill 2 ci basta sapere che la città ha un potere soprannaturale che attira le persone con un grande senso di colpa o le persone che desiderano di essere punite per i loro peccati. La città crea un mondo interiore che manifesta il loro subconscio, i loro incubi, le loro paure, ok? Quindi in Silent Hill 2, a differenza di Silent Hill 1, in Silent Hill 1 la Silent Hill era il subconscio di Alessa e tutti all'interno di Silent Hill 1 la vedevano uguale perché era la visione di Alessa. In Silent Hill 2 invece tutte le persone che sono a Silent Hill, ognuno la vede in modo diverso, la vede in base ai loro incubi, alle loro paure, al loro senso di colpa, ok? Quindi i protagonisti principali sono 3, sono c'è James, Eddie e Angela, sono i 3 principali, e ognuno di loro la vedrà in modo diverso. Man mano che andiamo avanti vi spiegherò come la vede ognuno, perché, eccetera eccetera. Ovviamente durante il gioco noi vediamo ciò che vede James, come vede James Mary, come vede James Silent Hill, scusate. La città di Silent Hill è composta da 2 parti: il mondo nebbioso, ovvero il fog world, questo che vediamo adesso, e Silent Hill con la nebbia, ok? E poi c'è un'altra parte che si chiama l'altro mondo, l'other world, che sarebbe la parte di Silent Hill che si risveglia dopo che suona la sirena, la famosa sirena. Quando suona quella sirena, Silent Hill si trasforma e diventa l'Other World, che sarebbe la versione più incubo. Diventa tutto molto rosso, diciamo le paure sono molto più evidenti nell'Other World, e appunto che cambia sempre in base al subconscio, ok, dell'ospite. E il film di Silent Hill 2 in realtà è stato annunciato quando è stato annunciato il remake di Silent Hill 2, quindi probabilmente lo faranno uscire il film di Silent Hill 2, ma non c'è ancora. Ci sono varie teorie su quello che è Silent Hill, comunque la città inteso, questa è in base a quello che pensate voi che sia. Allora, o è visto come un inferno personale, ovvero la rappresentazione dell'inferno sulla terra di ogni persona, in questo caso di Eddie, Angela e James, o come un purgatorio. Questa è una teoria che ho scritto io, se vi interessa. L'ho scritta perché magari per qualcuno può essere interessante, ma io la vedo più come un inferno personale. Allora, vedremo che tutti e 3 i protagonisti del gioco sono attirati a Silent Hill. Silent Hill può essere visto come un purgatorio. Allora, non so se avete mai sentito le teorie di quelle persone che stanno per, nella vita reale, persone che stanno per morire e dicono di aver visto una luce, ok? Dicono, ho visto una luce, ma non era il mio momento. Silent Hill può essere vista, la nebbia è bianca, ok? La nebbia può un po' fare, un po' come se fosse una forte luce che attira le persone nell'aldilà. Quindi è come se adesso i protagonisti fossero nell'aldilà, sono andate verso la luce. Perché tutti sono stati attirati da Silent Hill, o con una lettera, o perché sono scappati dalla polizia come Eddie, o Angela è venuta a cercare la mamma. Praticamente sono venuti a morire. Devo citarvi ancora questa cosa e poi andiamo avanti. Collegato sia a Mary nella macchina, sia la teoria dell'inferno personale, le persone vanno a Silent Hill per morire. Tutti i protagonisti, almeno Angela, Eddie e James. Angela
si suicida. Confermato da Masahiro Ito, si suiciderà a Silent Hill, quindi muore a Silent Hill. Eddie verrà ucciso da James. E James, ci sono molte teorie sul fatto... Allora, non c'è un finale canonico in Silent Hill. Masahiro Ito ha detto che tutti i finali sono canonici. Ma ci sono più teorie che fanno pensare che il finale in Water, quello dove si suicida James in macchina nel lago... con Mary all'interno dell'auto, sia il più canonico. Quindi tutti e tre i protagonisti si muoiono. Quindi la teoria del fatto che sono attirati a Silent Hill per morire, che sia un inferno, un purgatorio per morire, può essere valida per questo motivo, ok? Poi in realtà ci sono altre rafforzature sul fatto che il finale in Water sia il più canonico. Anche per me il finale in Water è il più canonico, perché secondo me è quello che ha più senso, perché James ha un forte senso di colpa e può solo che morire, suicidarsi. Ve ne parlerò dopo per quanto riguarda la canonicità del finale in Water. Ok, ora siamo qui in questo sentiero che è molto molto lungo, che ho sentito su internet che in realtà è fatto apposta il fatto di farlo così lungo, perché è come dire: James, stai andando avanti e non puoi più tornare indietro. Cioè, una volta che vai avanti la strada è lunga e non ti puoi più voltare, ormai devi andare avanti. E poi le musiche fanno davvero tanto, sì, è vero. La host in questo gioco fa tutta l'atmosfera. Stai giocando da che piattaforma? Da PC, col controller. Ah, ma sono rilassata, forse sto parlando un po' troppo veloce. Ciao, Bubu. Scusate se non riesco a leggere la chat, scusatemi. Una volta che avanti ti rompi il cavo di andare indietro. Ma durante questo sentiero però senti anche dei suoni, tu dici... Oh, io non ci torno, cioè io ormai corro avanti, mica mi volto indietro, sento dei rumori strani, non è che mi giro più, ormai ci sono dentro e continuo. C'è capito? Vedete, vista un po' questo modo. Vero Steve, all'inizio che ci siano meglio di informazioni da dare, sì, all'inizio bisogna un po' spiegarvi come funziona. Da profano dire che è una live anche per me. Non ho capito. Grazie, parte. Perché il save point è foglio... Allora, ho visto su internet sul significato dei save point e dei quadrati. Ve ne parlerò in realtà. Secondo me quelli più importanti sono quelli finali, dove ce ne sono 9. Quelli sono i più importanti. Ho cercato però su internet, se vi interessa, perché i save state sono dei quadrati rossi. Allora, rosso probabilmente perché rappresenta... la morte, colore della morte, colore del sangue, quindi sempre questo tema della morte. Vabbè, ovviamente si ripeterà all'infinito. Allora, in realtà è una teoria molto complicata, tipo teoria di matematica, ok? Ho visto un video, però secondo me da spiegare è troppo un casino. Però se vi interessa potete cercarlo su internet. Riassumendolo, praticamente il quadrato, c'è la teoria del creare un cerchio nel quadrato, cioè creare un cerchio della stessa grandezza di un quadrato e metterlo dentro un quadrato. Round your square, si dice, quindi cerchiare il tuo quadrato. Ve la dico molto alla veloce, anche è male anche perché non l'ho capita e è veramente complicata secondo me. Però in inglese round your square vuol dire fare una cosa impossibile, perché non si può mettere un cerchio della stessa grandezza di un quadrato dentro un quadrato, perché esce fuori, quindi è impossibile. Come dire, James sta cercando di fare una cosa impossibile. E un'altra cosa, i save state, quando li apri si vede il riflesso di James, no? Ogni volta che trova un salvataggio si avvicina sempre di più al suo obiettivo di ricordare quello che ha fatto. Si continua a riflettere. Era anche un pozzo, quello, il pozzo con l'acqua. L'acqua, ricordatevelo, che è un elemento molto importante in Silent Hill 2 per Jane. L'acqua. L'acqua ha la stessa funzione dello specchio. Riflette James. Quindi James continua sempre a guardare se stesso. Sono teorie, Questa qui non è stata confermata, è più una teoria, però. Il mio personaggio preferito, Angela. Excuse me, I'm sorry. I no, was it's just... okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah. I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah. It's hard to see with this fog, but...
There's only the one road. You can't miss it. Thanks. But... Yes? I think you'd better stay away. This, this town, there's something wrong with it. It's kind of hard to explain, but... Is it dangerous? Maybe. And it's not just the fog, either. Okay, I got it. I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just... I guess I really don't care if it's dangerous or not. I'm going to town either way. But why? I'm looking for someone. Who is it? Someone very important to me. I'd do anything if I could be with her again. Me too. I'm looking for my mama. I mean my mother. It's been so long since I've seen her. I thought my father and brother were here, but I can't find them either. I'm sorry. It's not your problem. I hope you find them. Yeah, you too. Allora, intanto avete fatto caso quanto sembrano al rallentatore i dialoghi. Allora, non si sa se magari è stato fatto apposta. Secondo me è fatto un po' apposta il fatto che sia al rallentatore, capito? Per dare più peso alle parole che dicono. Oppure boh, perché non avevano i mezzi per fare un doppiaggio fatto bene, ma comunque vedetela un po' voi come volete. Allora, abbiamo incontrato Angela. Angela è il mio personaggio preferito, sinceramente. Angela, nonostante dimostri 40 anni, esteticamente ne ha 19. Lei è qui perché lei ha ucciso il padre. Allora, lei soffriva di abusi sessuali da parte del padre. Si dice anche del fratello. Alcuni online dicono anche del fratello, ma in realtà il fratello non viene mai citato. Nessuno conferma che anche il fratello la picchiasse nei abusi sessuali. Quindi il fratello non c'entra niente. Il fratello non viene specificato. Quindi è il padre. Il padre ha abusato sessuale. E l'ha ucciso ed è andata a Silent Hill. Anche lei, se ci fate caso, ha detto: io sono andata qui a trovare mia mamma, mio fratello e mio padre a Silent Hill. Così come James ha represso il ricordo di aver ucciso Mary, anche Angelo sta facendo la stessa cosa. La mamma è morta, il fratello non si sa cosa sia successo e il padre l'ha ucciso lei. Però vedete, non è che l'ha ucciso 3 anni fa, lei tipo ha ucciso il padre lo stesso giorno in cui è finita adesso Silent Hill, eh? Quindi a differenza di un giorno, lei si trova a Silent Hill, quindi ieri ha ucciso il padre e oggi si trova a Silent Hill. Come è vestita? Allora, dato che lei è vittima di abusi sessuali, le vittime di abusi sessuali solitamente è molto vestita, perché le vittime si sentono molto esposte, anche solo fuori dalla loro pelle, infatti lei è tutta molto coperta per questo. Poi vediamo che si spaventa per James, ok, vabbè, ok che James le ha fatto un jumpscare, però Angela è molto diffidente dalle persone per quello che gli è successo, ovviamente, soprattutto dagli uomini. Infatti lei non si fiderà mai di James, anzi lo condannerà, poi anche più avanti lo vedremo. Poi ovviamente ha un disturbo post-traumatico e ha un istinto suicida che vedremo anche più avanti, come in realtà tutte le vittime di abusi sessuali purtroppo soffrono di questo. E un'altra cosa, se avete notato, durante il dialogo lei fa I'm looking for my mama, my mother. Cioè, sto cercando mia, come si dice, mia mamma, cioè mia mammina, mia madre. Questo ci fa un po' capire come lei sia un po' infantile, ma perché appunto è come se a causa dei suoi abusi lei sia stata costretta a crescere, non ha proprio vissuto un'infanzia e quindi ha un po' questo comportamento da bambina. Clara di Rovell si è ispirata, ecco, se vi ricordate, esatto, sì, non sapevo fosse anche ispirata a lei, però appunto ne abbiamo già parlato di questo argomento di abuso sessuale. Il Rule of Rose a Clara. Ah, però un'altra cosa, non so se avete mai guardato Elfen Lied. Qualcuno ha guardato questo anime Elfen Lied o lo conoscete? Perché c'è una ragazza, si chiama Mayu, una protagonista, Mayu è ispirata. Mayu e Angela sono uguali. Sono sia vestite uguali, se ci fate caso, Angela, questo maglioncino
panna e pantaloni marroni. Mayu di Elfenlight è uguale e anche Mayu di Elfenlight ha sofferto di abusi sessuali. Piccola curiosità. Io non ho mai guardato Elfenlight, però l'ho visto sulla wiki. Boh, magari volevo citarvelo. Ok. Ops. What is it? Oh. Nothing. Comunque, adesso inizialmente... I guess. Miele, fanculo. Angela, bravo di... adesso comunque vi do una piccola introduzione dei personaggi. Almeno su Angela poi ci sarà ancora altro da dire. Però per ora vi basta sapere questo. Più andiamo avanti, più vediamo le cazze, in più vi spiegherò di più su di lei. E leggiamo anche i file. Comunque, Angela ha detto che è venuta qui a cercare la mamma. In realtà la mamma è morta. E una cosa anche brutta è che la mamma in realtà non ha mai difeso Angela. La mamma ha sempre dato la colpa ad Angela. Però è probabile che stia cercando la mamma, proprio perché solitamente il primo istinto di un di una persona, comunque di un bambino, è sempre trovare la mamma, ok? Perché la mamma è colei che ti tiene al sicuro, solitamente, ok? Quindi, povera piccola Angela. Perché è la tua preferita? Non lo so, mi... psicologicamente... mi piace. Ok. Se cresci solo con tuo padre, mica vai da tua mamma. Infatti, lei mica è cresciuta solo col padre. È un personaggio molto tragico, sì. Allora. Vabbè, c'è la motosega. Allora, qui... ho visto su internet che... lungo questi sentieri che adesso vediamo... si sentiranno dei rumori di passi dall'esterno, come se qualcuno ci stesse seguendo. E quando noi proveremo a fermare... cioè, questi passi si fermano solamente quando si ferma James. Quindi proprio come qualcuno lo stesse seguendo. Non si sa chi sia. Nel senso, è solo un piccolo easter egg, una cosa molto inquietante, ma... ora, capiterà di sentire dei passi. E quando poi mi fermo, si fermano anche questi passi esterni. La motosega non la prendo. Guarda. Sentito? Mi sono fermata? Avete sentito? Questi passi non hanno dei significati. Hanno solamente... hanno solo questo elemento. Sono un elemento inquietante, però lo trovo molto carino. Vediamo se lo fa... avete visto? È molto angosciante. Creepy. James fa due passi ed è stanco, ma va bene così. Ah, un'altra cosa che mi sono dimenticata di citare, che il protagonista si chiama James Sunderland. Sunderland, il cognome Sunderland, è un gioco di parole sul suo aspetto psicologico. Appunto, Sunderland, il cognome è composto da due parole. Sunder, che vuol dire frantumarsi, cioè frantumarsi, quindi la sua mente è distrutta psicologicamente. E Land, invece, sarebbe la terra, ovvero la realtà, il senso della realtà che ha James. È un gioco di parole. Ciao, Mike. Il gioco è del 2001, sì. Io sono nata nel 2001, ragazzi. Questo gioco è nato con me. Sì, infatti incredibile. Chissà come faranno un remake di questo gioco. Sì, le Enhanced Version comunque è fatta stra bene, è vero. Ecco, cioè, guardate quanto è lungo questo sentiero. Un po' un walking simulator, però. Ecco, tutte le citazioni ai film non ve le ho dette, però... l'unica cosa... allora, se andate nel libro delle memorie perdute su internet, lo potete trovare. Trovate tutte le ispirazioni, tutti i film, tutti i romanzi da cui si sono ispirati il Team Silent nella creazione di Silent Hill 2. Io vi dirò questi due che secondo me sono i più importanti per quanto riguarda l'ispirazione di Silent Hill 2, che sono il film Jacob's Ladder, che non so se l'avete mai guardato. Io non l'ho mai guardato Jacob's Ladder, però ha tantissimi riferimenti. Silent Hill 2 fa tantissimi riferimenti a Jacob's Ladder e fa anche riferimento al romanzo Delitto e Castigo di Fedor Dostoevsky. Nemmeno questo l'ho letto, però se vi interessa
potete... Questi film, questo film e questo romanzo hanno ispirato Silent Hill 2. Anch'io vorrei vederlo, io vorrei vederlo, però appunto non sono poi riuscita a vederlo. Allucinazione perversa, Jacob's Ladder. Perché hanno cambiato il titolo? Quello che fa il Jack James che è la la stessa del protagonista. Oddio, c'è del sangue. Questi segni sono... sangue? È Dostoevsky. Non so come si pronuncia Dostoevsky. Come si pronuncia Dostoevsky? Dovrebbe essere di qua. Il primo mostro. La motosega non l'ho presa perché la motosega fa troppo casino. Una volta ho giocato a Silent Hill 2 con la motosega, alla fine mi si è buggato il suono e continuavo a sentire. Oppure chiuso il gioco, raga, e ancora si sentiva la motosega. Già... quindi vaffanculo la motosega. Se la tieni. Con la Enhanced Berge. Ciao, Jack. Ah ah! Grazie, Lugano. Solo un killer sarebbe. Il libro si chiama Delitto e Castigo. Allora, guardate come attacca. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Bro, attacca. Attaccami. Ok, vedete, ha spruzzato qualcosa. Ora puoi morire. Is it dead? What the hell is it? Ok, avete visto come attacca. Ok, ovviamente vi spiego anche cosa sono i mostri, quindi... Questo coso, questa creatura, si chiama il Lying Figure. Ora vi spiego cosa simbolizza lo spruzzo. Si chiama Lying Figure, che come avete visto è un mostro un po' umanoide che sembra sia bloccato in una camicia di forza. Vedete che si muoveva tipo così, ok? E bloccato in una camicia di forza creato dalla sua stessa pelle, tutta putrida, che vedete anche ha un colore molto grigiastro, ok? Quindi rappresenta o un malato mentale o comunque un paziente di un ospedale, quindi parlando di ospedale, è collegato sia a Mary che a James. Di James rappresenta un po' la sua sofferenza, perché è bloccato da una camicia di forza e il fatto che non abbia le braccia simbolizza anche il fatto che James... Una volta che Mary sarà malata non la toccava mai, non poteva toccarla, c'era malata, quindi lui non poteva mai né toccarla né in modo sessuale, né anche solo toccarla così, quindi significa questo. È collegato invece a Mary perché appunto il colore della pelle, cioè vedete questo colore grigiastro molto tutta rovinata, rappresenta Mary. Mary malata, perché Mary da malata aveva una pelle tutta grigiastra, tutta brutta, e quindi è collegata a Mary per questo. Poi in teoria dovrebbe avere anche delle specie di tacchi, quindi anche questo ricorda Mary. Si chiamano anche gli straight jackets, camicia di forza, esatto. Sì, infatti davvero creepy. E attacca spruzzando veleno. Il veleno sempre collegato sia a James che a Mary. A Mary collegato perché vi ho detto che quando Mary era in ospedale malata era arrabbiata con tutti, cioè si sfogava, diceva delle brutte parole sia alle persone a cui voleva bene, sia
principalmente a James, ok? James poi non l'avevo mai a trovare, quindi, oh, perché non mi viene mai a trovare? Non mi ami, capito? Diciamo, tante cose brutte. Quindi il mostro può un po' rappresentare Mary che spruzzava cattiveria a James. Dall'altra parte, per James, invece, può rappresentare... Allora, tutti i mostri che vedremo rappresentano frustrazione sessuale per James. Quindi, in questo caso, lo spruzzo rappresenterebbe una specie di eiaculazione, ok? Quindi rappresenta la frustrazione sessuale che ha James. Tutto qua. E è anche collegato al fatto che il mostro ha un po' questa figura... Cioè, un po' nudo, che si muove un po' strano, che me... capito? E fate caso, ragazzi, qua c'è un cadavere morto. Che è stata quella creatura? Che succede? Allora, i cadaveri sono molto importanti in Silent Hill 2. Ok. Ok, però dei cadaveri li cito dopo. Devo cosa... Oh, yeah! Oh yeah. This thing broken? What the? And you can take it anyway. I might need it. Allora, in italiano non rende. In italiano non rende ciò che dice la radio. Non leggete i sottotitoli, se voi fate solamente caso a quello che ha detto la radio, si sente... And you kill me. Perché, allora, poi sta cosa l'hanno tolta. Nel primo prototipo di Silent Hill 2, la radio, già dalla radio, si sentiva la voce di Mary, era la voce di Mary quella alla radio, che dice, perché mi hai ucciso? Oh yeah! This thing broken? James, I'm here. Come to me. James, I'm waiting for you. Why did you kill me? James. What the? I'd better take it anyway. I might need it. Se avete ascoltato, non leggendo i sottotitoli, lei dice perché mi ha ucciso. Quindi già ci fa capire, spoilerava almeno al giocatore che James aveva ucciso Mary. Il fatto che abbiamo sentito Mary all'interno della radio non è la prima volta che vedremo riferimenti a Mary all'interno della città di Silent Hill, perché ripeto, Silent Hill 2, la città di Silent Hill ricrea il subconscio di James. Vedremo più volte in modo indiretto Mary. Adesso la prima volta che l'abbiamo visto qua era nella radio, abbiamo sentito la voce di Mary. Poi più avanti vedrete, vi faccio vedere gli altri riferimenti a Mary. Piccola curiosità, tutte le strade di Silent Hill, i negozi e tutto quello che leggiamo scritto sono riferimenti, sono veri scrittori, veri personaggi famosi. Ora, non li conosco, c'è Katz, Sanders, tutte persone reali. E anche i bar, i caffè, sono tutti luoghi reali. No, è sparito l'insetto. Allora, ragazzi, un altro cadavere. Vedete qualcosa di un po' strano o simile tra il cadavere e James? Cioè, vedete una somiglianza? Sembra James? Bravi, bravi, perché tutti i cadaveri all'interno di Silent Hill, tranne nella prigione, somigliano a James. C'è una teoria interessante che ho letto sotto un commento di YouTube che dice, è una teoria, quindi vedete voi come prenderla. Mi ha molto stupita questa teoria, perché dice, questa persona dice che i cadaveri all'interno di Silent Hill 2, che somigliano tutti a James, rappresentano... James, cioè, vogliono dire che James si trovi in una specie di loop. Tutte le volte in cui vediamo un cadavere che somiglia a James, è
James e James, un James precedente che ha fallito nel ricordare quello che doveva ricordare, ovvero che lui che ha ucciso Mary. Tutte le volte in cui appunto si vedeva un cadavere era James che ha fallito. E quindi ogni volta James si ritrova in un loop infinito e non smetterà il loop fino a quando lui ha capito quello che ha fatto. Veramente, ecco. Ed è un sacco interessante questa teoria, anche se sì, ci può stare, però i cadaveri poi vediamo che sono collegati anche a Eddie. Oppure, boh, possono ricordare a James che è un killer, cioè lui è un omicida. Vedete sta merda, vedete sto cosino? Quell'insetto. Questi insetti si chiamano i creeper. I creeper, non quelli di Minecraft, si chiamano creeper. Niente, gli insetti in realtà rappresentano o quante... Perché ne vedremo molti, sono fastidiosi e basta gli insetti. O rappresentano quanto potere ha accumulato la città di Silent Hill grazie ai protagonisti e al loro senso di colpa. Oppure rappresentano quanto sono piccoli i protagonisti rispetto alla città. Questo. Vediamo un po'. Mamma mia! Perché volevo. Che senso ha quanto potere ha la città? Perché la città si crea in base a quanto senso di colpa ha una persona. Tutte le paure che ha una persona. Quindi più una persona ha un senso di colpa, più una persona ha incubi, eccetera, eccetera, più la città ricrea le paure, no? Assorbe la paura della persona e si crea quello che vedi. Vedremo anche che in realtà la città mette anche alla prova i protagonisti. In particolare James e Eddie. Però ecco, per esempio, i poster iniziali di Maria rappresentava che la città di Silent Hill aveva già cominciato a fare il suo corso. Già dal bagno la città sapeva cosa era venuto a fare James. Che Maria è stata creata dalla città, lo vedremo. Poi abbiamo questa bellissima scritta. The door that wakes in darkness, opening into nightmares. La porta che compare nel buio si è preso... Vaffanculo! La porta che compare nel buio e si apre su... Allora, sto spiegando! Ah, ma colpiscilo! Jane! E vai a bumbu! E vai! Schiacciami! Ah, vaffanculo! Allora, all'interno di Silent Hill 2 vedremo molte scritte, molti graffiti del genere. Alcuni hanno più significati, qui staremo un po' di più a parlarne. Questo, semplicemente, la porta è bloccata. La porta che si apre, che compare nel buio, si apre sugli incubi. Prima vi ho spiegato che Silent Hill è composta da due parti, dal mondo nebbioso e dall'altro mondo. Questa frase significa semplicemente che quando andremo nell'Otherworld si aprirà questa porta. Tutto qua. Niente di che. Fate caso, perché saranno poi importanti queste scritte, e soprattutto c'è una teoria su chi li ha scritti. Fate caso alla scrittura. Tutto qua. Che poi ne rivedremo. E mo siamo agli appartamenti. Però per ora non c'è bisogno di parlarne. Non so perché in questa versione le ombre sono buggate. Sembra... Guarda, c'è un altro James. Quindi io tolgo le ombre perché... Boh, non so perché sono buggate le ombre, quindi... Let's go. Ma va... No, non le ha scritte Paramide. No. Paramide, devi spiegare adesso che chi è, che cos'è. No, non le ha scritte Paramide. Ok. Allora. Avete sentito? Allora, negli appartamenti ci saranno molti suoni particolari, se ci fate attenzione, o persone che sbattono alle porte, che bussano... ne ho segnati alcuni particolari che cercherò di farle triggerare perché secondo me sono più importanti. Però tipo per esempio questo qua c'è una alla maniglia che fa clic clic. Però ce n'è un'altra più bella con la maniglia, ecco. Non si può vedere la calligrafia della lettera. No, non è la lettera, non me la fa leggere. Ora me la fa leggere. No, la calligrafia non è. Alla lettera, nei miei sogni tormentati vedo la città salentina. Mi protesti che un giorno mi ci avresti riportato, ma non l'hai mai fatto. Adesso sono lì da sola, al nostro posto speciale, ti aspetto. Questa è la lettera che dice di aver... Allora, sì, questa lettera che dice di aver ricevuto James dalla moglie morta.
Allora, poi negli appartamenti è molto facile perdersi, ma in teoria so dove andare. Se le sarà scritta da sola. Non pro... Allora. Vi ricordate che vi ho detto? Mary la vedremo citata più volte all'interno di Silent Hill. Allora, guardate. E fammi vedere la foto. Vedete? Cioè, vedete com'è vestita Mary? Molto simile a questo vestito. E c'è una torcia. Oh! Niente, semplicemente questo vestito. Vi ripeto, Mary viene ricreata più volte in modo indiretto da Silent Hill e questo è un altro di quelli dei riferimenti. Abbiamo visto Mary alla radio e adesso abbiamo visto il vestito di Mary. Cos'è? Ah, ho la torcia. È lo sì, sì, è lo stesso. Che trovi luce sul vestito di Mary può significare qualcosa. Allora... Sì. Sì, potrebbe significare qualcosa, ma ripeto, io non ho cercato qualsiasi cosa, cosa rappresenta, cioè... Perché si trova la luce sul vestito di Mary? Non lo so. Cioè, magari non tutto ha una spiegazione, magari sì. Cosa potrebbe rappresentare secondo voi? Che Mary... Era un po' la luce di James, ma James l'ha fatta spegnere. Non lo so. Non lo so, ragazzi. Togli. Quando stava bene era la sua luce. La luce si è spenta quando si è ammalata. Ho sbagliato io una strada, vabbè. Mettato le porte, devo guardarcele comunque tutte. It can be that developers wanted you to be able to... Yeah. E infatti, o magari appunto hanno messo la torcia proprio per farci vedere il vestito, capito? Il voglio di speranza con cui è crappato James in fondo dal modo in cui parla sembra disperato. Sì, anche. Ah, un biglietto. Tre aghi, ognuno di altri diverso, il grasso, l'alto e il magro. Da lento a veloce si muovono verso destra. Scott non sta su 3, ma su 15. In realtà questo qui è per il... per l'enigma. La lore della pizza di Eddie, certo. Sì, guarda che... Allora, non so se l'hai detto per trollare, ma la pizza di Eddie ha un significato, eh? Ha un significato la pizza di Eddie. Alla ricerca di un'altra conclusione. Significa qualcosa. Scegliere la morte. Quando la vita ormai è solo disperazione, alcuni scelgono di porvi fine. Anch'io feci una scelta simile. Al tempo pensavo di non avere alternative. Chi è che ha scritto sta cosa se è morto? Una volta persa quella decisione era l'unica cosa che occupava la mia mente. A volte piangevo pensando al passato, ma più di ogni altra cosa pensavo e ripensavo come a quando avrei posto fine alla mia vita. Ho fatto cose stupide e pericolose, ma non me ne curavo perché tanto dovevo morire e quindi facevo di tutto per invitare la catastrofe. Non parlavo più con nessuno e non mi importava di perdere amicizie. Poi anche il suicidio, sempre collegato a James, capito? Sempre della teoria, James è venuto a Silent Hill a morire. Ah, è vero, devo andare di sopra. C'è una chiave per terra, dall'altra parte delle sbarre. Se allungo il braccio, forse riesco ad arrivarci. No, volevo mettere sì, scusa. Hey, wait! Damn it. Era Zeb. Ok. Qui abbiamo Laura. Laura. Allora, vi ricordate quando vi ho detto che Mary, quando era malata, è rimasta in ospedale? Nell'ospedale aveva delle compagne di stanza, tra cui Laura, questa bambina. Laura è una bambina orfana, ok, che si trova nella stessa stanza d'ospedale di Mary. Mary si è affezionata molto a Laura, ok? A Laura parlava molto di quanto fosse bella Silent Hill, di quanto la amava e parlava a Laura in realtà anche di quanto
James la trattasse male, non veniva mai a trovarla, a trovare Mary all'ospedale. Quindi Laura ha una visione di Silent Hill molto bella. Infatti Laura è l'unica che non vede mostri a Silent Hill. Laura è venuta a Silent Hill a cercare Mary. Anche perché per Mary Laura era una bambina. È detto anche che avrebbe voluto adottare Laura. Infatti nel finale Liv si vedrà poi James che esaudisce questo desiderio di Mary e adotta Laura. Però appunto Mary avrebbe voluto adottare Laura, però ovviamente non poteva farlo perché sarebbe morta. Quindi Laura la vede come una mamma ed è venuta a cercare Mary a Silent Hill. Laura rappresenta l'innocenza, Laura è una bambina, Laura non vede il male, non vede le creature, gli orrori di Silent Hill. Lei la vede secondo la visione di Mary, ovvero molto bello, una città bellissima, una città colorata, quindi... perché appunto ognuno vede Silent Hill in modo diverso. E perché Laura ha calciato la chiave facendo un dispetto a Jane? Perché prima vi ho detto che Mary parlava, cioè parlava a Laura di quanto James non andasse mai a trovarla, non le portava i fiori e non l'andava mai a trovare. Quindi Laura, a causa di queste parole, ha iniziato anche lei a odiare James, o comunque lo vede come uno che non l'amava davvero e lo odia. Quindi, durante tutto il gioco, vedremo che lei fa dispetti a James. L'unico mostro che vede Laura è James. Ecco, sì. Secondo la sua visione, sì. E quindi questa è la Laura. Ah, poi in realtà non ho menzionato il fatto che Mary, quando era sul punto di morte, ha scritto due lettere. Una per James e una per Mary. La lettera di James è quella finale, quella che la prova a non piangere ogni volta che la leggi. E invece per Laura ha scritto un'altra lettera, che non mi ricordo se la possiamo leggere, ma... poi la vedremo. Allora, qui troviamo una pistola dentro un carrello. Ho cercato su internet cosa significa la pistola dentro il carrello. Praticamente gli sviluppatori hanno preso per il culo gli americani. Cioè, la pistola dentro il carrello vuol dire, rappresenta quanto è facile in America ottenere una pistola. Quindi ce la puoi andare a comprare al supermercato, significa questo. Non c'è un significato religioso, robe strane, significa questo. Quindi carrello significa questo. Scusatemi, gli appartamenti sono un bel po' confusionari, devo dire la verità. Devo dirvi la verità. Cos'è stato? Un rumore, sembrava provenire da nord. Perché si mette in questa posizione, James? Ciao, program. Eccolo. Quanto è alta sta radio? Ecco, paramedic. Guardate, se spengo la luce, comunque si illumina di luce propria. Ok, devo farvi l'introduzione a quello che è Silent Hill. Paramedic, scusate. È molto importante. Allora, intanto guardate un po' la scena. C'è James, le sbarre e Pyramidhead. Non so, a me sembra quasi uno specchio. Cioè, può far finta di essere uno specchio, una gabbia. James sta guardando Pyramidhead, suo senso di colpa. Non lo so. Dunque, cos'è Pyramidhead? Allora, prendi popcorn. Poi ripeto, vedetela come volete. Allora, Pyramidhead, cos'è Pyramidhead? Pyramidhead è un personaggio, è una creatura che ha purificatore e carnefice. Allora, adesso lui non ha in mano un coltello, però allora vediamo che intanto ha un grandissimo elmo a forma di piramide. Cioè, sembra molto arrugginito, molto pesante, ok? Quindi già ci fa capire quanto... il peso che porta sulle spalle Pyramidhead. Poi lo vedremo in giro anche con un grosso coltello, quindi anche quello lì è un grande peso che ti tira dietro. Quando lo vediamo che si tira dietro il coltello, lo trascina, ok? Quasi come fosse una croce, ok? Quindi si tira dietro il peccato di James, perché Pyramidhead rappresenta il senso di colpa
di James. È la manifestazione del subconscio di James che vuole essere pulito per quello che ha fatto. Quindi questo è l'obiettivo di Paramited. E Masahiro Ito ha confermato che l'ha creato esclusivamente per James. Però, se avete giocato altri Silent Hill, vedete che in realtà Paramited c'è anche in un altro Silent Hill. Non mi ricordo quale, perché io non l'ho giocato. Io in un altro Silent Hill, forse chat potete, sapete aiutarmi, in un altro Silent Hill si vede Paramided. Homecoming. Quindi Masahiro Ito ha detto che ha creato Paramided solo per James. Però è anche vero che Paramided si manifesta a coloro che hanno un grosso senso di colpa o hanno fatto qualcosa di che gli fa ovviamente senso di colpa, oppure hanno desiderio di essere puniti. Quindi questa è un po' la vostra visione. Masahiro Ito ha detto che è solo per James. Però lo vediamo in altri Silent Hill, in Homecoming. Paramided si crea a tutte le persone con un grosso senso di colpa, il che vuol dire che anche Angela e Eddie dovrebbero avere un Paramided, ma non ci viene mai detto effettivamente se loro lo vedono. Forse Eddie dice che non l'ha visto, quindi questa cosa non lo so. Il fatto se si crei anche per altre persone o è solo per James. Paramided perseguiterà James per tutto il gioco, perché vuole continuare a ricordargli ciò che ha fatto, ovvero che ha ucciso Mary. Ragazzi, un altro cadavere uguale a James. Questa scena è anche molto simbolica. Allora, sì, questa scena, vediamo anche dei capelli, vediamo che è praticamente uguale a James questo cadavere. Questo cadavere somiglia particolarmente tanto a James. E James scoprirà, vedremo nel gioco, come ha ucciso Mary. Nell'hotel, seduto su una poltrona davanti alla TV con la videocassetta, e vedrà lui che strangola Mary, cioè soffoca Mary col cuscino, no? Quindi questa scena cosa rappresenta? James che scopre, ricorda come ha ucciso Mary, e c'è un cadavere, però sempre riferito al cadavere che James si sia ucciso, sembra che si sia sparato, c'è del sangue sulla TV, si è ucciso. Rinforziamo il finale in Water, che James è venuto a Silent Hill a uccidersi. Metti a terra l'originale. Sì, ma ripeto, comunque ognuno la può vedere come vuole. Quindi è molto interessante. È morto, chi può essere stato? Perché James non ha mai ucciso nessuno, è vero? Oddio, chi può essere stato a uccidere una persona, James? Chiave della stanza 200. Chi è? Cosa guardi, James? Mazzi di Maria. Ok. Allora, guardate cos'è che... Cosa mi vola intorno? Ecco. Prima qualcuno ha citato le falene. Le falene e le farfalle, vediamo. Allora, sono due elementi molto importanti all'interno di Silent Hill, le falene e le farfalle. Le falene rappresentano la morte, falene nere, morte. E le farfalle invece rappresentano la rinascita. Infatti, quando incontreremo Maria ha un tatuaggio sul fianco, qua. La farfalla rappresenta la rinascita, la vita. Quindi, farfalle, vita. Falene, morte. Le falene le vedremo anche più volte, anche nel boss finale le vedremo le falene. Però come simbolismo significano questo. Poi James che mette il braccio in un buco, cioè come che cazzo fai, James? Sì, sono farfalle morte, esatto. Falene Alessa, anche Alessa. Boh, liquido verde, non ho idea di cosa significa, però.
chiave dell'orologio. Ecco, guardate una cosa particolare. Guardate come le falene girano intorno a James. Vedete? Io sono uscita dalla stanza, ma le falene, anche quando ero entrata, già mi giravano intorno alle falene. Quindi questa nuvola di morte, questo sentimento. Ah, se spengo la luce? Ah no, se spengo la luce si allontanano, però prendiamolo, è con presagio, prendiamolo come un avvertimento, diciamo, per James, le falene, perché gli ronzano intorno come per dire tu morirai qua, oppure... Boh, c'è un... La morte ti gira intorno ad ogni momento, non lo so. Ecco, la morte lo sta aspettando, esatto. Poi c'è l'enigma. Fateci caso a una cosa che ho visto su internet. Henry Mildred Scott. Le iniziali del nome rappresentano le ore, H, hour, M, i minuti e S, i secondi. I nomi, boh, sono messi a caso, significano solamente quello per fare l'enigma, che dovrebbe essere 9 e 10. Comunque che le falene rappresentino la morte... E cioè, è vero, cioè. Sì, bucami, sì. Push! Ah, ecco, vi sto dicendo la teoria. C'è questa teoria, ho letto su internet, che in realtà James sia già morto. James è già morto a Silent Hill. Lo vediamo perché più volte vedremo... Lui si è ucciso buttandosi nel lago, ok? Lui, quando viene a Silent Hill, già si è buttato nel lago con Mary, ok? E lo vedremo perché vedremo l'acqua più volte, come se James stia affogando o comunque l'acqua li ricordi come lui sia appunto morto. Però, non lo so, datela voi, come volete. Io questa teoria non mi piace molto, però ci può stare. Perché James ha ucciso Mary? Perché James voleva ritornare alla sua vita. Mary si è ammalata per 3 anni. Aveva questa malattia incurabile che la rendeva anche molto brutta. Quindi James soffriva di frustrazione sessuale. Voleva riavere la sua vita. E per egoismo l'ha uccisa. Per questo. Voleva riavere la sua vita. Tutto qua. Non sopportava più di vivere dipendendo dalla malattia di Mary e l'ha ucciso. Però... Oh. Però adesso non vuole... Non ri... Allora, raga. Ciao, Caliban. Allora, ragazzi. So che vi è sembrato che pare vi stesse stuprando i due manichini. Con tutti i manichini, non ve l'ho detto prima, i manichini sono sempre... sono creati da un torso femminile con due gambe, due sopra e due sotto, vedete... Un paio ha i piedi, l'altra no, e attaccano come fossero degli insetti, ok? Anche questo rappresenta sempre la frustrazione sessuale di James e i bisogni sessuali. Questo è niente di che. Allora, so che effettivamente sembrava che Paramide stesse stuprando i due manichini. Masahiro Ito ha detto che Paramide non stupra mai sessualmente i mostri. Ne abusa e basta, ha detto lui così, ne abusa e basta, non sessualmente. Perché dovete capire che Pyramid Head, ora questa lo potete vedere come volete voi, Pyramid Head, è un personaggio buono o un personaggio cattivo, fatevi la vostra idea. Pyramid Head
ha il compito di reindirizzare James sulla giusta strada per fargli ricordare quello che ha fatto. E per fare questo, vedremo che ucciderà altre creature e ucciderà anche Maria più volte. Poi vi spiego perché. Perché appunto le creature e Maria sono una distrazione. Portano fuori strada James nel suo percorso. E Pyramidhead uccide Maria e le creature per reindirizzare appunto James. Quindi questo è quello che fa James, fa Pyramidhead, ok? Quindi adesso non li stava abusando sessualmente, li stava uccidendo. Sai che era molto ambiguo, però li stava semplicemente uccidendo. Perché, esatto, ecco, esatto, non è nemmeno né buono né cattivo, cioè è tipo un tyrant, tipo il Nemesis Pyramidhead. Il Nemesis è stato creato per uccidere i bambini della Stars, fa quello. Pyramidhead è stato creato da James per punirlo e per fargli ricordare quello che ha fatto e fa quello. Se qualcuno si mette in mezzo alla sua strada, se ne libera. Se ne libera. Infatti Pyramidhead non attaccherà mai James. O lo fissa. O... cioè, non vedremo mai che Pyramidhead provi ad uccidere James. Anzi, proverà a uccidere e ucciderà Maria. Ok, ora... ma io non ho buttato giù le lattine. No, vabbè, devo scendere giù. Mi sa che mi sono dimenticata le lattine da qualche parte. Forse le prendo adesso, le lattine. Ah, ecco le lattine. Se odiava davvero non avevo avuto senso di colpa dopo, quindi agito per odio, però non odiava davvero... no, non la odiava. Cioè, allora, secondo me James ha ucciso la moglie perché in quel momento non ce la faceva più. Mary una volta gli ha anche detto che lei voleva morire anziché sopportare quella malattia, ok? Quindi forse James in un momento di uno scatto di rabbia o uno scatto di non ce la faccio più l'ha soffocata, però appunto non era in sé quando l'ha fatto, ok? Cioè nonostante fosse l'ha fatto per egoismo, perché non ce la faceva più, cioè non voglio più vivere così, diceva James, però non è colpa di Mary, l'ha fatto in un momento in cui non era in sé, ok? È stato preso dalla esasperazione e l'ha fatto. E quindi poi non l'ha più ricordato. Mary, ok, che ha detto che voleva morire anziché vivere così. Non voleva essere uccisa, ecco. Poi non so voi come lo vedete James, se secondo voi James ha fatto bene o lo giustificate da una parte per quello che ha fatto. Io James non lo riesco a vedere come una persona... cioè non penso lo giustificherei pienamente per quello che ha fatto. Sì, poi ripeto, ognuno lo può vedere come vuole, cioè potete vederlo come volete. Non è cattivo, però ha sbagliato. Dove cazzo vado? Si può capire o non giustificare. Si può giustificare, senza capire i vari motivi che l'hanno portato a quel gesto. Comunque questo, il gioco gira anche molto sul fatto, giustificheresti il loro omicidio se... perché anche con Angela, io vi ho detto che il padre di Angela la abusava sessualmente. E Angela ha ucciso il padre perché lei non ce la faceva più. Cioè, è giustificato l'omicidio in quel caso? Nel senso, non è giustificato l'omicidio, direi sempre no. Però, capito, Angela era in gabbia. E questa è tutto una vostra teoria, ok? È tutto... in base a come la vedete voi. Eddie stessa cosa, quando poi vedremo Eddie che ha ucciso perché veniva deriso, la società l'ha reso in quel modo, lo giustifichi? Dici sì, ma... tutto così. James, Angela, Eddie, stessa cosa, hanno fatto tre cose diverse, ognuno la pensa in modo diverso in base a quello che hanno fatto, però... lo giustifico per nulla, la situazione di Sandro non aiuta, posso commettere il giusto, non può succedere, ma pronto, come lui, esatto, quello sì.
James è cattivo, lui secondo me che ha ucciso Mary per pietà, quindi in realtà l'ha fatto per se stesso. Sì, però poi alla fine ha detto, dice che si pente, cioè alla fine lui tutto questo video Silent Hill è la sua redenzione. Alla fine lui capisce quello che ha fatto e si pente. Però poi boh, dipende dai finali. Se quello che mi ha detto è strappato il suo contenuto è sparso dappertutto. Moneta vecchio. Questa cos'è? Ah, una rivista di pettegolezzi. La polizia ha comunicato oggi che Walter Sullivan ha arrestato 18 di questo mese per il brutale assassino di Billy Locane e sua sorella Miriam, si è suicidato nella stessa cella nella prima ora del 22. Walter Sullivan, vi ricordate quando abbiamo giocato a Silent Hill 4? Questo è riferimento a Silent Hill 4. In Silent Hill 4 si trova questo Walter Sullivan. In realtà Silent Hill 2 viene citato altre due volte a Silent Hill 2, questo Walter Sullivan, che è l'antagonista di Silent Hill 4, che appunto si è suicidato nella sua cella della prigione con un cucchiaio, se non ricordo male, Walter Sullivan. Quindi riferimento a Silent Hill 4. Secondo un comunicato della polizia, Sullivan si sarebbe conficcato un cucchiaio nel collo recidendosi la carotide. Le guardie hanno trovato Sullivan morto per emorragia, con il cucchiaio infilato fino a 5 cm nel collo. Vico compagno di scuola di Walter Sullivan nel suo paese, Pleasant River, ha detto: non sembra il tipo che ammazza dei bambini. Ricordo però che poco prima del suo arresto farfugliava frasi assurde come: sta cercando di uccidermi, mi vuole punire, il mostro, il diavolo rosso, perdonatemi, l'ho fatto, ma non sono stato io. Compagno di scuola ha poi aggiunto: ora che ci penso, era un po' pazzo. Walter pazzo, ma che dici? No, è uscito prima il 2 del 4, però... no, in realtà poi il 4 si parla di questo Walter Sala. Hanno creato un po' un gioco su Walter Sala. Ah, ora sì, vabbè. Quindi hanno trovato che rideva il grande Walterino. Che rideva, sì, e poi era vivo. Ecco, ho cercato su internet tanto cosa significa questa cosa, perché... casino che fanno. Oh, perché diciamo che vedere una carrozzina in mezzo a una piscina con dei mostri significherà qualcosa. Boh, ho cercato su internet, ma quello che ho visto era che può rappresentare... Oddio, non l'ho segnato nemmeno in realtà, perché era un po'... una teoria un po' buttata lì, un po' tipo la purezza, una piscina vuota con una culla che rappresenta la nascita e circondato da mostri, cioè come... non lo so, vedetelo un po' come volete voi. Non l'ho trovata molto importante quella scena, anche se speravo significasse qualcosa di più. Oddio, qui abbiamo Daddy... Io quando vedo Resident Evil 3 Remake. Allora, importante, ora abbiamo introduzione a Eddie. È importante vedere questo cadavere dentro un frigorifero. Tirati sui pantaloni. It wasn't me. I didn't do it. Do what? I didn't do anything. I swear. He was like this when I got here. My name's James. James Sunderland. Eddie. Eddie. Who's that dead guy in the kitchen? I didn't do it. I swear I didn't kill anybody. Oh, bro. You're not friends with that red pyramid thing, are you? Red pyramid thing? I don't know what you're talking about. Honest. I did see some weird-looking monsters. They scared the hell out of me, so I ran in here.
Well, I guess this place isn't too safe either. What happened here anyway? I told you, I don't know. I'm not even from this town. I just... You too, huh? Something just brought you here, right? Yeah, you could say that. Well, whatever it is, I think you better get out of here soon. Yeah, you're right. What about you? I'll leave as soon as I'm done here. Eddie, be careful. James, I... You be careful, too. Ok. Abbiamo... Questo è Eddie Dombrowski. Ciao, sgozzafiori. Eddie, ok. Ha iniziato il dialogo. Non sono stato io, ve lo giuro, non sono stato io. A cosa si riferisce? Vi ho fatto vedere prima che c'è un cadavere nel frigo. Infatti, tutte le volte che vedremo Eddie, vicino a lui ci sarà un cadavere. E ogni volta ripeterà la frase, non sono stato io, non sono stato io, ve lo giuro. Cosa ha fatto Eddie per venire a Silent Hill? Sì, Eddie reale. Cosa ha fatto Eddie per essere attirato a Silent Hill? Eddie, intanto, è un ragazzo obeso. È un ragazzo obeso che vediamo che è vestito come fosse un bambinone, fatto apposta per mettere in risalto il suo essere obeso. E tutta la sua vita è stato bullizzato, preso in giro per il suo aspetto fisico, ok? Quindi lui ha un forte sentimento di rabbia contro tutti, odia tutti, dice che tutti dovrebbero morire perché tutti lo prendono in giro, ogni volta che sente qualcuno ridere lui pensa che ridano di lui e che tutti dovrebbero soffrire perché ridono tutti di lui, e secondo lui deve farsi giustizia da solo, ok? Perché il mondo è ingiusto nei suoi confronti. Cosa ha fatto lui? Allora, il suo peccato è quello di aver ucciso un cane. È un bastardo, Eddie. Ha ucciso un cane e ha provato a uccidere il padrone sparando una gamba. Quindi, dopo di questo, è stato inseguito dalla polizia e si è ritrovato a Silent Hill. Quindi, è stato attirato a Silent Hill dopo aver ucciso il cane e aver ucciso un'altra persona. Forte senso di colpa ed si è ritrovato a Silent Hill. Lui dice che vede i mostri, detto che non vede Pyramid Head, però dice che vede i mostri, quindi comunque la sua Silent Hill si è creata. E lo troveremo sempre vicino a dei cadaveri, che rappresentano o il modo in cui lui si vede, ho trovato su internet il modo in cui lui si vede, però non so bene cosa significhi i cadaveri per lui, come si vede lui, oppure appunto che questi siano i cadaveri delle persone che lo prendevano in giro, o comunque stanno a ricordargli in continuazione cosa ha fatto Eddie. Qui c'è una cella frigorifera. Allora, prima vi ho detto che Silent Hill si crea in base alle paure, o comunque ogni protagonista ha un elemento principale nel loro Silent Hill, ok? Per James è l'acqua. Vedremo più volte l'acqua, che serve o per farlo riflettere se stesso più che altro, o gli ricorda il finale in Water, il modo in cui è morto. Comunque adesso lo vedremo nel corso del gioco. Per Angela, l'elemento principale di Angela è il fuoco, infatti lei vedrà Silent Hill in fiamme, lo vedremo poi a fine gioco, lei vede tutte le... vedremo secondo il punto di vista di Angela le fiamme, e James non le vede solo Angela, però James sentirà il caldo, e Eddie, l'elemento principale di Eddie è il freddo, infatti la Silent Hill di Eddie, vedremo poi nella boss fight finale contro Eddie, lo batteremo in una cella frigorifera con i cadaveri. Quindi l'elemento di Eddie è il freddo, di James l'acqua e Angela il fuoco. Vedremo poi che Eddie in realtà non si pentirà mai di quello che ha fatto. Eddie, are you okay? La sua freddezza, yeah, nel odiare il mondo senza pentirsi, no? Sì. Allora, Eddie e Angelo sono persone reali. Laura è reale. Maria non è reale, l'unica non reale perché è stata creata da James. Barra dalla città. Nella rivista di Walter Sullivan, in cui veniva citato da Walter Sullivan, si diceva vedeva la piramide rossa, quindi vuol dire che qualcun altro vedeva Pyramid Head. Cioè, noi vedremo che ci sarà un mostro in...
in comune tra Angela e James, che è l'Abstract Daddy. Che lo vede sia Angela che James, ma lo vedono entrambi perché per tutti e due significa qualcosa. Una persona non può vedere ciò che vede un altro a caso, solo perché empatizzi. Quando noi vediamo la scena di Angela col fuoco sulle scale, è perché il gioco ce lo fa vedere dal punto di vista di Angela. Esatto, guarda chi è. Oh. Allora, sì, noi sappiamo solamente che Eddie vede delle creature, ok? E in realtà anche Angela l'ha detto, ci ha detto al cimitero, non andare a Silent Hill, è pericoloso. Quindi sottintende il fatto che Angela vede qualcosa, Silent Hill, anche lei vede delle creature. E Eddie anche vede delle creature. E James anche. Però ognuno le vede in modo diverso. Solo James vede Pyramid Head. E gli altri non lo sappiamo. Ma perché James può vedere il Daddy? Ve lo spiegherò quando arriviamo lì. Perché adesso non ha senso parlare di una cosa che vedremo molto più avanti. Quindi ve lo spiego, perché ovviamente me lo sono segnato, però man mano andiamo con ordine, perché sennò è troppo confusionale, troppe informazioni su robe più avanti. Andiamo a poter entrare nell'edificio quanto passato. Vai. Come spiegare per due ore di fila? Ma in realtà sono passate in fretta. Sono passate molto in fretta. Pensavo fosse molto più... No, è passato molto in fretta. Sono state molto leggere. Almeno per me sono state leggere, devo dire la verità. Non sono nemmeno senza fiato. What? Cosa? Cos'è? Oddio. Oddio, sta cosa non lo sapevo. Un portafoglio, stiamo guardando un biglietto. Ah, la cassaforte. Oddio, ma io non lo sapevo sta roba. 8, 5, 2, 15. Ve lo giuro che non lo sapevo questa cosa. Oh, stavo premendo a caso. Allora, ragazzi. Vi ho detto prima che ci sono un sacco di suoni particolari all'interno degli appartamenti. Allora, ora ve ne faccio sentire quelli che riesco a farvi sentire. Sono molto, molto creepy. È chiusa, c'è un biglietto. Caro team, sono uscita perché ho una faccenda da sbrigare. Ho lasciato la chiave di casa con lo zio David. Tu sai dove abita, no? La chiave è nella stanza vicino alla porta, alla scala del primo piano. Torna appena posto, quindi torna... Blah blah blah. Vabbè, ok, la chiave è là. Allora, vi ho ripetuto... Vi ricordate all'inizio del game che ho detto che c'è il numero 208 e ripetuto più volte? Allora, il 208... viene ripetuto più volte, ok? Allora, si pensa che infatti la stanza 208 sia la stanza d'ospedale di Mary. Non so se sia vera, ma credo sia così. Poi, il 208 la vedremo anche più avanti, però adesso qui c'è un suono particolare all'interno di questa stanza. Se noi proviamo ad aprire più volte e proveremo ad allontanarci... Qualcuno ha cercato di uscire dalla stanza. È un suono creepy, ma non lo so, è particolare il fatto che esca proprio dalla stanza 208. Sì, è molto creepy, cioè se non lo sai e provi ad aprire la porta e ti allontani ti caghi addosso, sì. Però è particolare il fatto che esca proprio dalla stanza 208, che si dice essere la stanza dell'hotel, la stanza dell'ospedale di Mary. Sì, ma poi ce ne sono altri, ce ne sono anche altri. Oddio. Wait, dove sono le scale? Perché non ho la mappa? E scherzi che cerco di uscire dalla cantina, è vero. Ispiriamo le casette. Ah, ma qua c'è Angela. Ah, questa è la 209. Oh, it's you. Yeah, I'm James. Angela. Angela, okay. I don't know what you're planning, but there's always another way. Really?
dice James. But you're the same as me. It's easier just to run. Besides, is what we deserve. No, I'm not like you. Are you afraid? I'm sorry. It's okay. Did you find your mother? Not yet. She's not anywhere. Did she live in this apartment building? I don't know. So, all you know is she lived in this town. What did you say? How do you know that? Well, I just figured, 'cause this is where you're looking for her. How else would I know? Yeah. Am I right? I'm so tired. So, why did you come to this town anyway? I'm sorry. Did you find the person you're looking for? Not yet. Her name's Mary. She's my wife. I'm sorry. It's okay. Anyway, she's dead. I don't know why I think she's here. She's dead? Don't worry. I'm not crazy. At least, I don't think so. I've got to find my mama. Should I go with you? This town's dangerous. Now I know what you meant back there in the cemetery. I'll be okay by myself. Besides, I'd just slow you down. What about that? Will you hold it for me? Sure. No problem. If I kept it, I'm not sure what I might do. Vabbè, a parte la Oscar, bellissima. Ecco, Angela, l'abbiamo vista come James. Ricordate James all'inizio riflesso nello specchio? Abbiamo visto anche Angela riflessa in questo specchio gigante e riflessa anche nel coltello, quindi doppia riflessione di Angela. Quindi anche lei sta riguardando dentro se stessa come James, però due volte. Anche nel coltello che era macchiato di sangue. Quel coltello è l'arma con cui ha ucciso il padre e poi è venuta Silent Hill. Poi qui vediamo Angela che dice sono molto stanca. Lei soffre anche di insonnia. Avete visto che si è messa a urlare ovviamente perché era vittima di abusi dal padre ed è molto diffidente dagli uomini. Infatti ha paura che le possa riaccadere e che appunto sentendo che James sta andando a cercare la moglie morta. Cioè, come se Angela già sapesse che l'ha uccisa lui e ha paura, uno perché è un uomo, che ha avuto un trauma da un uomo, e due perché ha ucciso, cioè, parte col... come se sapesse già che lui l'avesse ucciso. Ok, qui, moneta del prigioniero, esatto. Allora, la moneta del prigioniero si trova nella stanza appunto di Angela, proprio abbiamo trovato Angela. La moneta del prigioniero, guardatela, non si vede molto, però c'è una donna con una specie di benda. Questa moneta si dice sia collegata ad Angela. Si trova nella stanza di Angela, in cui abbiamo visto Angela, si chiama prigioniero, così come era Angela prigioniera del padre. E un po' le somiglia, ok? Quindi si dice che in realtà questa moneta sia collegata a Angela. E poi qua a terra, ragazzi, si trova anche una foto, non so se l'avete mai vista, ma
si trova questa. Ma non la raccoglie. Allora, sono, sarebbero Angela, la mamma e il padre. Infatti lei ha tagliato, ha strappato il padre dalla foto di famiglia. Sì, è la famiglia di Angela. Ha tagliato il padre dalla foto di famiglia, ok? Quindi, ovviamente ci fa capire che lei... Cioè, no, se noi giochiamo il gioco senza saperlo, ancora non sappiamo che il padre ha abusato di Angela, però già vedere questa foto un po' ci fa capire qualcosa di come succedeva, cosa succedeva nella sua famiglia, ecco. Ecco, però avete fatto caso che abbiamo visto James e Angela che si sono riflessi nello specchio, ma Eddie? Cioè, Eddie si è riflesso nel cesso? Nell'acqua del cesso? Potrebbe? Però, cioè, capite... è un particolare importante. James e Angela si stanno riflettendo, Eddie no. Come dire, Angela e James da una parte stanno provando a ricordare o si sentono in colpa. Eddie, boh, sta vomitando. E continua a dire, no, non sono stato io. Ecco, questa è la stanza 101. Qui troviamo il... Allora, faremo il finale del rituale. Quindi ci servono tre oggetti per il finale del rituale, che sono il crisma bianco. Il crisma bianco, il libro della memoria perduta, il calice d'ossidiana e il libro della cerimonia rossa. Ah, ecco, crisma bianco nella Blue Creek. Poi dove vengo? Beh, li sono segnati, quindi... Crisma bianco. Tre brillanti monete in cinque buchi porrei. Al capo siede il tentatore di lei. Il vento dentro la donna sospira. Quello senza forma nullo, poi di santo lo si ammira. Il vecchio accanto al serpente non sta. La silenza del prigioniero marcisce senza pietà. Allora. È giusto, Regis. Allora, abbiamo la prigioniera, il vecchio e il serpente. Ma il rituale è semplicemente James prova a riportare in vita Mary con un rituale. Però vabbè, dei finali ve ne parlo poi alla fine. Adesso non ve li cito solamente alla veloce, ma poi spiegarveli bene ve li dico alla fine. Ora non ha senso. Volevo almeno finire gli appartamenti. Cave della casa di Lynn. Cioè che abbiamo finito gli appartamenti in realtà. Questa è la stanza 209. No, sì. Vediamo se riesco a triggerarvelo. Perché qua c'è un audio nascosto, mi sa che è un po' raro, ma... Sì, comunque si sente un bisbiglio. Si dovrebbe sentire un bisbiglio di una persona che dice, tipo... Vai a vedere, mia moglie è morta e torna a casa, fai il bucato, fai... punto, punto, punto. È un audio raro, perché in realtà c'erano delle teorie sul fatto che questo audio avesse un significato dietro, che significasse, potrebbero essere i pensieri di James riguardo a cosa fare dopo aver ucciso Mary. In realtà il traduttore Jeremy Blaustein ha smentito questa teoria sull'audio che significasse qualcosa all'interno del gioco. In realtà ha detto che era semplicemente un doppiatore che parlava con se stesso nello studio di registrazione e l'audio è rimasto. Tutto qua. Quindi era un errore, però è comunque un creepy da sentire perché non si capisce quello che dice. Diceva tipo così. E appunto era un errore di nessun significato effettivamente dietro. Era la scala del condominio. Salvataggio danneggiato. Davvero? Minchia, bella Steve. Ah, ecco, ora qua. Come la serata in Dio. Ora... Ora c'è la boss fight più bella del mondo. Che boss fight, ragazzi. Questa boss fight è troppo divertente. Vedete che comunque adesso ha il coltello. Cioè, guardate che la trascina come fosse... boh, una croce. Un peso fortissimo. Oh! Oh,
something. No, oh, it was me. La sirena, la sirena. Guardate dove va. Ah no! Sbaglio, scusi. Che troll che sono, sono una coglione. Comunque, quando suona la sirena, ovviamente, come ho detto prima, che Silent Hill è formata dal Fog World e il Loader World. Loader World si sveglia con il suono della sirena. Quindi in quel momento, da quel momento, noi saremo nell'Other World. Oh, ma lui si gira! Ma che gare! Ok. Scena un po' buffa, ma... è finita la sirena, ok. Ok, suona la sirena, siamo nell'Overworld. Allora, ora che abbiamo visto Pyramid Dead che è andato sott'acqua, voglio dirvi un'ultima teoria che secondo me è davvero... Io ripeto, i finali canonici sono tutti canonici. Secondo Masahiro Ito tutti i finali sono canonici, ma c'è il finale in Water che è quello un po' più plausibile, sia per me sia per alcune cose. Allora, intanto li vedremo durante il gioco. Ok, io ve li citerò man mano che li vediamo. Ora, abbiamo visto Pyramid Dead che ci ha ucciso e uccidendoci... abbiamo combattuto contro Pyramid Dead. E quando è suonata la sirena, lui è andato sott'acqua. Ok, il fatto è che vada sott'acqua... cioè, perché è andato sott'acqua? Significa che James... il modo in cui è morto James... Che cazzo si è aperto? Potrebbe essere... Poi vedremo, poi un'altra cosa, lo vedremo anche nell'ospedale, nella prigione e nell'hotel, il fermento all'acqua, ma anche nella copertina del manuale di Silent Hill 2 si vede James che trasporta il cadavere di Mary. Quella scena si vede solamente nel finale in Water, in cui lui la trascina e la porta nell'auto, ok? Dopo che l'ha uccisa la porta nell'auto. Il fatto che sia sul manuale, diciamo, potrebbe dire qualcosa, no? You. It was you, wasn't it? You're the one who stepped on my hand. I don't know. Maybe I did. What's a little girl like you doing here, anyway? Huh? Are you blind or something? What's that letter? None of your business. You didn't love Mary anyway. Wait! How do you know Mary's name? Ok, quindi ve l'ho detto prima. Laura era una compagna a distanza dell'ospedale di Mary. E Mary ha parlato più volte a Laura, di quante volte James la trattava male, non andava mai a trovarla, eccetera, eccetera. Quindi Laura lo odia, cioè odia James perché... cioè, tratti male, hai trattato male Mary e le fai dispetti. Poi James ha chiesto cos'è quella lettera. Come vi ho citato prima, Mary, prima sul punto di morte, ha scritto due lettere. Una per James, una per Laura. Quindi Laura ha una lettera scritta da Mary. Però Laura non sa che Mary è morta. Cioè, non so se sapeva che sarebbe dovuta morire Mary. Però comunque Laura è venuta a Silent Hill a cercare Mary, non sapendo che è morta. Non sa ancora che sia morta Mary. Rosewater Park. Ah, ma c'è Maria. Vorrei fare un save state prima di Maria. Non lo sa nessuno a parte James. Maria lo sa. You didn't love Mary anyway. E ha detto infatti, tu non amavi nemmeno Mary perché... ripeto, Mary diceva non mi viene mai a trovare. In realtà James l'amava ancora Mary quando si è ammalata. Boh. Mi sa che effettivamente una volta che Mary si è ammalata, James non l'amava più. Però
è brutto, cioè nel senso è una cosa molto superficiale non amare più qualcuno perché si ammala. O magari da una parte dici, non è colpa né di lei che si è ammalata né sua, cioè una persona non è condannata a stare con una persona malata, è molto difficile stare vicino a una persona malata. Quindi effettivamente è un po' una cosa, ognuno la vede come vuole, nel senso James la amava, però il peso era davvero troppo pesante, non era troppo complicato starci dietro. E, boh, da una parte dici, Mary? Giustifico. No. No, you're not. Do I look like your girlfriend? No, my late wife. Che bella. I can't believe it. You could be her twin. Your face, your voice, just your hair and clothes are different. My name is Maria. I don't look like a ghost, do I? See? Feel how warm I am? You're really not Mary. I told you. I'm Maria. Sorry. I was confused. Where are you going? I'm looking for Mary. Have you seen her? Didn't you say she died? Oh yeah, 3 years ago. But I got a letter from her. She says she was waiting in our special place. And that's here? Anyway, I haven't seen her. Is this your only special place? Madonna, che cos'ha nelle spalle tagliate? Well, there's the hotel too, I guess. The one on the lake? I wonder if it's still there. The Lakeview Hotel? Yeah, it's still there. So, the hotel was your special place, huh? I'll bet it was. Don't get so mad. I was just joking. Anyway, it's not that way. It's this way. You're coming with me? You were gonna just leave me? No, but... With all these monsters around? No, I just... I'm all alone here. Everyone else is gone. I look like Mary, don't I? You loved her, right? Or maybe... You hated her. Don't be ridiculous. So it's okay? Yeah, fine. Ragazzi, Maria è l'antagonista principale di Silent Hill 2, nonostante sembra... Boh, non è che dici che sembra un mostro. Cos'è Maria? Vabbè, Maria ovviamente è l'idealizzazione, è una... È come se fosse la reincarnazione di Mary idealizzata, secondo... James, cioè la vede bionda, molto truccata. Maria è una ballerina dell'Heaven's Night, che è un locale notturno. E anche ha un carattere molto diverso da quello di Mary. Almeno è molto energica Maria rispetto a Mary, che è un po' così. Anche se in realtà poi Maria ha un aspetto anche lei molto cupo. Però appunto è stata creata da James / dalla città di Silent Hill, perché una cosa importante, che non mi ricordo se ve l'ho citato, ma Silent Hill, la città, oltre che creare la città in base alle loro paure, mette alla prova i protagonisti Eddie, Angela e James. In questo caso Silent Hill mette alla prova James creando Maria. Infatti Maria è l'antagonista, perché Maria vuole portare fuori strada James. Tanto Maria sa che James ha ucciso Mary. Lei vuole averlo per sé. Infatti nel DLC Born from a Wish
Vabbè, non esiste, ok? Nel DLC Born From a Wish lei non sa perché è viva, cosa sta facendo della sua vita. Lo capirà quando sente la voce di James nel DLC. E appunto l'obiettivo di Marie è quello di portare fuori strada James e non fargli ricordare quello che ha fatto. Infatti poi ci sarà il finale di Maria, in cui appunto James va a vivere con Maria, però anche Maria non è reale, cioè nel senso alla fine è un'illusione. Anche quel finale sarà tutta un'illusione, perché James è semplicemente impazzito completamente. Quindi Silent Hill mette alla prova i protagonisti. Allora, in realtà, ecco, in questo caso James con Maria. Maria porterà fuori strada James, cerca di farlo più volte, anche adesso che le fa: ma mi lasci qui, cioè voglio venire con te. Nel senso, James voleva andare davanti, dritto, per la sua strada, e lei si unisce. Poi per esempio per Angela, il coltello, infatti quel coltello è come se gliel'avesse dato Silent Hill, ok? Cosa ci farà con quel coltello Angela? Gliel'ha dato per un motivo, perché Angela ha un po' l'istinto suicida, ok? Quindi Silent Hill dà il coltello, dice: tieni, facci quello che vuoi, lo prendi. Maria, abbiamo visto che l'ha preso, e poi però in realtà l'ha dato a noi, l'ho dato a noi il coltello, quindi boh. Ok, e per Eddie poi vedremo che sarà la pizza, per esempio, però quindi sì, Maria cerca di intrappolare James nel suo passato senza fargli scoprire la verità su quello che ha fatto. Poi ovviamente, ecco, piccola curiosità, Maria è ispirata a Cameron Diaz, l'attrice Cameron Diaz, per la faccia. Invece per i vestiti è ispirata a Christina Aguilera, cioè proprio un outfit in cui uguale a quello di Maria. Curiosità. Una cosa molto particolare, c'è la teoria del fatto che Maria sia l'anima di James. È una teoria molto interessante che ho visto su internet, che si dice che l'anima sarebbe la personificazione di tutte le tendenze psicologiche nella psiche di un uomo. Ovvero l'anima, quindi Maria, sarebbe la parte femminile di James. E come vedete, anche esteticamente, cioè Maria somiglia molto esteticamente a James. È praticamente come se fosse la versione maschile, femminile, scusate, di James. È interessante questa visione dell'anima di Maria. Comunque sì, Maria non esiste. Sì, è la donna degli sogni, è la donna ideale per James, almeno esteticamente. Perché come vedete, cioè, rispetto a Mary, James vede Maria in modo molto provocante, così, molto superficiale, se vogliamo dirla tutta, ok? Quindi all'inizio a James in teoria piace, oddio, una bella donna. Però poi più avanti scopriremo che effettivamente non è importante solo quell'aspetto, ecco. Quindi sì, a differenza del pensare che Pyramided è il protagonista e l'antagonista principale di Silent Hill 2, in realtà l'antagonista è Maria. Vediamo se mi ha salvato. Ok, quindi continueremo la prossima volta. Mercoledì sera, ok? Prossima live, lo dico già.